Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo studio vlog. Oggi lavorerò un bel po' perché ho diverse cose da fare, ho una commissione soprattutto da terminare. Ho appena finito di fare il video sulla smart art e questo è il risultato. Per chi non avesse visto il video, andatelo a vedere, ve lo lascio qua, non mi ricordo mai dove spunta. Comunque, ho già pubblicato il video e niente, quindi sto mettendo un po' a posto perché c'è un po' un casino. Oggi è il giorno del mio compleanno. Ebbene sì, siamo il 6 agosto e oggi compio ben 29 anni. Guardate che mi fa stranissimo dire di avere 29 anni. E mi sento in una situazione un po' così. Non ho 30 anni, però mi ci avvicino. E già al sol pensiero mi fa strano. Perché io non mi sento assolutamente 30 anni, cioè, non mi sento per niente trentenne, assolutamente. Non so come spiegarvi questa sensazione, però il tempo passa, lo so, il tempo passa. Però è un momento un po' così, cioè io mi ricordo quando feci 18 anni e per me da quel momento il tempo è non volato di più, è andato via. Totalmente, velocemente, no, non so se è qualcosa di positivo o negativo. Comunque, fatto sta che mi ritrovo qui a parlare con voi da 29enne. Quindi niente, ragazzi, vedrò cosa fare. Già sto rispondendo a tutti i vostri messaggi su Facebook, su Instagram. Siete carinissimi. Già da sveglia, io mi sveglio molto presto per lei, anche le 5 e mezza. Comunque, oggi ci siamo svegliati alle 7, 7 qualcosa, 7 e mezza. E questa è la testolina della bimba. No, non ti tocca. E già c'erano tantissimi, tantissimi vostri messaggi su Facebook, Instagram, sulle storie. Vi ringrazio veramente tantissimo. Ancora una volta mi dimostrate il vostro affetto, siete carinissimi. E ieri mi è arrivato un pacco da Giada, però mi ha dato l'ordine di aprirlo. Oggi, quindi per il giorno del mio compleanno, quindi aprirò anche questo pacco e vedremo un po' insieme che cosa troverò. Thank you.
super paccone, avete visto quante cose ho sistemato per il momento. Queste fette di torta troppo carine, le ho messe qui, sono veramente bellissime e mi piacciono tantissimo. Spero di sistemare un po' meglio questa zona e far risaltare meglio queste fette di torta. E qui appunto c'è la collana, ve la faccio vedere un po' meglio perché, ok. Ecco qui, guardate qui anche un brillantino sulla L e non vedo l'ora di indossarla, mi piace davvero tantissimo e ti ringrazio veramente di cuore, Giada sei dolcissima, sei veramente dolcissima. Ed ecco qua l'altro regalo, questo è Picasso Tab. Lungo questo video vi farò vedere un po' i regali che ho ricevuto ed è praticamente uno dei tanti che esistono. Tablet per il disegno grafico, quindi il disegno digitale. È una sorta di tavoletta grafica, però a tablet, ecco, proprio per fare i disegni digitali. Ovviamente non è uno di quelli professionali, ecco, è un po' per imparare, ma dato che io non ho mai disegnato in questo modo, è bene che io impari prima e provi, anche perché non so sinceramente se mi troverò bene oppure no, perché io sono molto tradizionalista, soprattutto nel disegno, in queste cose, quindi non so, vi farò sapere. Era inclusa il pennino, la penna, questa qui, è abbastanza pesante, devo dire. Una cosa buona che, dato che io ho fatto tante ricerche al riguardo, una cosa buona è che questa ha il sensore di pressione, quindi più pressate più il tratto sarà grosso, quindi non l'hanno tutte sinceramente, quindi è una cosa positiva. Poi era incluso anche questo porta tablet, questa copertina, e all'interno ho trovato incluso, c'era anche questo qua che è il guanto, quello che include solamente il mignolo e l'anulare e serve come protezione tra lo schermo e la mano, quindi così uno può disegnare tranquillamente senza fare danni mentre si disegna magari. Magari appunto già mi è capitato di disegnare senza questo guanto e spesso magari non riconosce la penna ma riconosce la mano e crea dei segnali che indesiderati che voi non volete in quel momento, quindi è importantissima. E poi all'interno incluso c'erano anche il manuale e ovviamente il caricabatterie e le varie spine, perché vi danno a disposizione anche la spina americana e altre spine, e poi una batteria di ricambio per il pennino, per la penna. E presto vi parlerò di questo tablet, come mi trovo, se va bene oppure no, quindi vedremo. Vedremo perché, ripeto, sono molto tradizionalista, però volevo aggiornarmi e volevo, diciamo, provare altro, ecco. Sapete già che mi piace provare molte tecniche, varie tecniche, e questo non poteva assolutamente mancare. Altri due regalini sono questi qua. Allora, un paio di scarpe. Queste qua, guardate qui. Ve le faccio vedere così sicuramente si vedono meglio. Mi piace tantissimo questo particolare perché è olografico, ecco, sono molto carine. Non sono un tipo che utilizza chissà quanto le scarpe aperte, voi forse lo sapete, comunque non sono un tipo del genere. Però preferisco le scarpe chiuse assolutamente, però servono in molte situazioni. Poi questa borsa sono contenta di averla ricevuta perché non sono un tipo che acquista borse ed è molto molto carina, mi piace davvero tanto, ha la tasca pure esterna che è importante soprattutto da quando la bambina mettono di tutto fuori qui nelle tasche diciamo. E nelle tasche, praticamente, e nelle tasche queste qui fuori metto le cose più. E in queste tasche esterne metto le cose più che devo prendere praticamente all'istante per evitare di
andare a cercare dentro la borsa perché davvero metto la qualunque e mi piace davvero molto, davvero tanto, molto carina. Tra l'altro abbiamo anche acquistato queste che sono per la bambina ovviamente e sono molto carine, sono abbastanza rigide. Queste praticamente sono il primo paio di scarpe serio che le compriamo. Il piede è cresciuto quindi abbiamo dovuto cambiare scarpa. Ho dovuto prendere queste perché di questo tipo, fatte in questo modo che non scivoli il piede perché si può regolare sia da questa parte che da questa. Questa parte è abbastanza rigida perché in importante questa parte rigida per questi mesi che sta iniziando a camminare, sono molto importanti queste, diciamo, queste sfaccettature della scarpa. E abbiamo trovato solamente queste da maschietto, però mi piacciono tanto perché sono tipo effetto ginsato. Non mi piace solo questa parte qui del numero dietro, però non fa niente. E le è cresciuto il piede tantissimo, ragazzi. Praticamente noi l'ultima scarpa che le abbiamo comprato era 19, adesso è 21. Quindi sta crescendo velocemente. Questa cosa mi spaventa tantissimo. Però vabbè, è giusto che cresca. Altro regalo, questo qui è una borsa da mare. E mi piace tantissimo perché è sempre sullo stile etnico, molto molto carina e poi super coloratissima. E dentro è semplicissima. Ragazzi, il mio secondo lavoro, il primo ora ve lo faccio vedere, non so se ve l'ho mostrato qui, l'ho già pubblicato su Instagram, questo anche in verità. Questo è il mio secondo lavoro e pian piano sto capendo un po' come funziona. De sono ancora indecisa se tenerlo oppure no, cambiare il regalo con un'altra cosa totalmente perché non so se questo disegno digitale mi possa interessare oppure no. Quindi questo è quello che sono per ora riuscita a fare. Non mi fa impazzire, ma già è qualcosa di meglio. Vi faccio vedere l'altro. Ora, se riesco, ok. Vi faccio vedere l'altro. Ok. L'altro è questo qua. Ok, questo è l'altro disegno che ho poi salvato. Ho fatto un primo piano e non so, ragazzi, non so niente, non so se mi piace oppure no. E poi stavo facendo un altro progetto, volevo realizzare un logo con la mia, appunto il mio nome, quindi attorno voglio disegnare qualcosa, quindi devo ancora vedere cosa fare. E questo è tutto ragazzi, ormai il mio compleanno è bello che è andato. Oggi, se non sbaglio, è il 10, quindi il tempo è volato, davvero volato. Ho fatto tante cose, siamo andati anche al mare un'altra volta, abbiamo portato la bambina al parco, abbiamo fatto un po' di cose.
Quindi io adesso vi lascio perché devo andare a svegliare la bambina, poi devo fare tante altre cose. Il tempo vola, ho lavorato un po' come vi ho fatto vedere, quindi sono abbastanza soddisfatta di questi giorni. Vi mando un grandissimo bacione, vi ringrazio come sempre per seguirmi sempre, anche se sono molto molto poco costante con i video, però cercherò di sempre, come sempre, cercherò di essere più costante. Vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!